Ci siamo? Allora, siamo con Pierpaolo Borbandieri, buonasera. Buonasera a voi. Siamo al concerto del 1° maggio qui a Roma, lei è un dirigente della UIL, quindi conosce bene le problematiche sociali. E però parliamo non di Roma, parliamo di quello che sta succedendo nel giorno dell'inaugurazione dell'Expo 2015. Stiamo vedendo qui in televisione quindi degli scontri pesanti da quello che stiamo vedendo. Cosa ne pensa? Cosa sta succedendo? La violenza non è mai una risposta alle situazioni di crisi. È giusto che tutti possano dire la propria idea, però noi crediamo che la violenza sia da condannare. Rispetto massimo per chi in qualche modo ha delle idee diverse, chi contesta delle scelte rispetto alla fame nel globo. Però la violenza no, la violenza non rispetta la democrazia, la violenza non rispetta in qualche modo... Non rispecchi i lavoratori? Assolutamente no, io ricordo che i lavoratori hanno sempre combattuto per eliminare qualsiasi tipo di violenza. Grazie ai lavoratori, per chi è un po' meno giovane, le organizzazioni sindacali hanno sconfitto, hanno contribuito a sconfiggere le Brigate Rosse. E credo che oggi sia importante in qualche modo condannare la violenza e dare spazio comunque a qualsiasi forma di protesta ma non violenta. Cosa fare adesso allora a Milano? Cosa consiglia di fare a livello proprio di per risolvere questo problema che potrebbe ripetersi domani, dopodomani con questo Expo 2015 lungo? Ma io credo che... Linea dura o insomma cosa fare? No, io credo che la linea dura non paghi, sia necessario in qualche modo creare, poi ci saranno le forze di polizia, dei cuscinetti, in qualche modo isolare chi è venuto a Milano per distruggere, per fare violenza e dare la possibilità ai tanti cittadini, ai tanti lavoratori che vogliono vivere l'Expo in modo tranquillo, di viverlo serenamente. Grazie. A voi.